Ciao a tutte ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi brevissimo haul di aggiornamento sui primi acquisti fatti nei saldi di quest'anno. Come vedete sono tutti quanti acquisti della Kiko. Tra l'altro la Kiko in questo periodo, su tutta quest'ultima collezione estiva, fa il 50% di sconto. E quindi insomma volevo presentarveli perché appunto sono i primi acquisti saldosi che ho fatto quest'anno. Chi mi segue su Instagram e su Facebook già ieri avrà visto che ho postato una foto appunto appena uscita dal negozio e passo subito a mostrarvi nel dettaglio i prodotti acquistati. Innanzitutto ho acquistato una di queste palette che fa parte della serie Color Party Palette Wet and Dry Eyeshadow, per cui tutto, scusate che si inquadra anche la videocamera, devo ecco stare così, per cui sono tutti ombretti, una serie di palette formate da ombretti utilizzabili sia asciutti che bagnati e caratterizzati da tantissimi colori. Io ho acquistato questa qui, caratterizzata da questi colori che vedete, è la numero 3, Rainbow Cake, ce n'erano altre due o tre che ho visto, ma contenevano colori che praticamente ho già, per cui ce n'era una sui toni del marrone, molto bella quella sui toni del rosa, ma troppo simile alla Pop Art che io posseggo, e quindi insomma alla fine la scelta è ricaduta su questa. E ieri ho già realizzato un make up con questo ombretto verde, veramente molto bello, poi eventualmente ve ne parlerò in maniera più approfondita. Come vedete sono 6 cialde piuttosto grandi e di listino costava, mi sembra, 16,80 €, in sconto l'ho pagata 8,40 €. Mi piace tantissimo anche questo bianco glitterato, che è veramente caratterizzato da glitter multicolor bellissimi, e poi appunto eventualmente ve ne parlerò meglio più avanti. La palette anche caratterizzata, come vedete, ora mi spiace che si inquadra la videocamera, comunque sia l'avete intravisto, da uno specchio molto grande, per cui è molto pratica, e mi piace molto anche il packaging, per cui vi saprò dire di più prossimamente. Poi ho acquistato questo lip gloss della serie Vinyl Lips, spero che si veda, nella colorazione numero 5, che si chiama Tasty Pitaya, mi sembra, se si legge qua dalla scatola, non so se si Tasty Pitaya, comunque sia, è praticamente un rosa Barbie. Vi erano tantissime colorazioni, tutte molto belle, c'era un bellissimo fucsia, dei bellissimi rossi, ma io sono rimasta colpitissima da questo, che è proprio il classico rosa Barbie, come vedete, insomma, mi piace, e insomma poi anche qui ve ne parlerò in maniera più approfondita. E questo lip gloss mi pare costasse 6,90 €, anche questo l'ho pagato la metà, per cui 3,45 €. Infine ho acquistato questi due rossetti blush che si chiamano praticamente Glow Touch Lips and Cheeks, per cui sono sia blush in crema che rossetto, e ho acquistato queste due colorazioni qua, questa qui più scura e calda che si chiama Spicy Chocolate, la numero 05, che vi svuocio al volo qua. Se vi ricordate, in un video precedente vi avevo fatto un appello di consigliarmi qualche blush in quanto avevo rotto il mio in cialda della Nive Cosmetics, il Gem, per cui facevo fatica ad utilizzarlo e devo acquistare un nuovo blush. E ho deciso di iniziare da questi qua in crema da Kiko, proprio approfittando del fatto che erano scontati. Per cui vedete che questo è Spicy Chocolate, mentre l'altro è questo qui molto più rosato che si chiama Pleasant Pink Azalea, che vedete è un rosa abbastanza carico e che vi svuoccio subito di qua. Anche questi ovviamente li proverò prossimamente e vi farò poi sapere in maniera più approfondita. Per cui ragazze, questi qua erano appunto i miei acquisti fatti nei saldi dalla Kiko. Spero che il video vi sia stato in qualche modo utile e vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Io vi mando un bacione e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao a tutte!